Il fatto che la canzone abbia la possibilità di sbattersene di ceti, religioni e finisca con una certa facilità, quando funziona, quando va bene, fischiettata da un muratore mentre dalla malta e dall'avvocato mentre sta facendo la doccia, piuttosto che comunque anche dall'intellettuale che casomai non ammette di cantare quella canzone, ma sappiamo che in realtà canta anche quelle canzoni lì. Va ammesso che c'è un potere nelle canzoni che è misterioso, che non è chimica industriale, non è chimica discografica, non è una somma di un composto facilmente ottenibile, ed è anche per questo che secondo me quando ti arriva una canzone che veramente ti emoziona è bello lasciarsi andare semplicemente quello che succede, al di là del fatto che casomai ci sono delle parti di testo che non ti convincono o non capisci o giustamente interpreti a modo tuo. È vero, canto invece di lavorare, ma in quell'ambito lavoro tantissimo. Ma sono il primo a dire che va annullata la famosa idea dell'ispirazione che ti fulmina mentre stai camminando per strada. Casomai ti succede, ma ti succede mentre stai scrivendo tanto. Abbiamo facce che non conosco. E poi ovviamente puoi fare tutte le scelte che vanno fatte prima che questo disco venga pubblicato, è chiaro che è un lavoro al limite dell'ossessione. Dopodiché comunque bisogna a un certo punto lasciare andare il disco e incrociare le dita. In modo particolare se la tua intenzione è un'intenzione di carattere popolare, allora il tuo disco esce secondo me da criteri critici. È difficile dire sia bello o sia brutto. Il tuo disco ha senso se per l'appunto trova un pubblico. E il fatto che trovi un pubblico meno è comunque ogni volta una scommessa.